una bella giornata in palestra, non c'è niente di meglio di scoprire qual è il bunker mitico sulla mappa di Fortnite. Al momento sulla mappa, come sappiamo, sono presenti ben 4 bunker. Ed oggi dovremmo scoprire quale è il migliore e quale è il vero e proprio bunker mitico di questa season 2 di Fortnite, che tra l'altro è spettacolare. Intanto mi raccomando, fammi sapere qui sotto nei commenti qual è il tuo bunker di Fortnite preferito. Adesso però dobbiamo concentrarci, perché dovremo andare a far fuori il primo boss, ucciderlo e prenderci la chiave per andare a vedere il contenuto del primo bunker mitico. Sono sicuro che questo esperimento vi piacerà, quindi mi raccomando, ti chiedo solamente una cosa: lascia un pollicione in su e iscriviti al canale se ancora non sei iscritto, mi raccomando. Adesso però concentriamoci e andiamo a vincere questa partita. Speriamo. Perfetto, il boss è appena spawnato. Non ci resta che killarlo e andare a vedere, appunto, come vi dicevo prima, il bottino che ci darà il nostro carissimo loot del bunker. Lo abbiamo già fatto fuori, ragazzi. Lo abbiamo già fatto fuori. Adesso non ci resta che killare anche gli scagnozzi. Li facciamo fuori subito, ragazzi, con una bella mitraglietta. Bomba. Perfetto. Prendiamoli. Ok, è andato uno. È andato anche l'altro, ragazzi. Stiamo veramente in braccio. Addio. Abbiamo preso questa, abbiamo preso l'arma. E adesso andiamo al bunker, perché dobbiamo scoprire effettivamente che cosa ci dropperà. Quindi facciamo un po' di costruzioni, ragazzi. Droppiamo qui tutte le armi che avevamo e andiamo a vedere quale sarà il bottino esclusivamente del primo bunker di oggi. È molto curiosa questa cosa, ragazzi. Non vedo l'ora di scoprire che cosa ci darà. Allora, iniziamo subito con un fucile pesante mitico, un bel succo succoso, una bella cassa. Ok, ci piace. Un'altra cassa. Questa mi piace un po' di meno. Un'altra cassa ancora, con un bel cecchino. Ok, devo dire la verità, il primo bunker non è andato affatto male. Anzi, abbiamo delle belle armi, direi. Abbiamo un bel loot. Io gli darei un bel voto. Diciamo, per tenerci bassi, gli darei un 8. 8 su 10. Perché comunque ci ha dato un cecchino leggendario. Ci ha dato una mitraglietta viola e un pompa mitico. Per non parlare, vabbè, dei due succhi succosi e di tutti gli shield. Sinceramente, mi piace. Adesso però, se il gioco permette, io mi riprendo questo fucile qui. Mi riprendo questo qui e anche quest'altro, ragazzi. E devo fare anche molta attenzione che ci sono nemici. Io vorrei provare a vincerla questa partita, raga, ma so già che è impossibile. Ah, e sì, queste sono due kill che ho fatto prima. Beh, allora dovremmo farne altre, mi sa, perché questo nemico è ufficialmente morto. E vediamo se riusciamo a killare anche l'altro. Sarebbe davvero epico. Una bella doppia kill col cecchino. Me la permetti, signor Fortnite? Ti prego. È lì il nemico, raga. Ci ho provato. Adesso lui penserà che ho il cecchino scarico. E in realtà no. Dove è andato? Ok, mi spara. Ma non è un problema. L'ho boxato. Preso con il pompa. Preso con il pompa e killato. Perfetto, ragazzi, quello che volevamo. Un'altra kill ancora. Perfetta questa partita. Adesso mi prendo il succo succoso che ci ridà tutta la vita e andiamo direttamente al prossimo bunker. Proviamone un'altra, raga. Vabbè, ho chiesto troppo, però l'ho fatta. Ho chiesto troppo, ma la mia kill l'ho fatta, quindi non importa. Adesso dobbiamo andare all'isola del bottino, ragazzi, e cercare di prendere l'altro bunker che è segreto. Eh sì, raga, in questa isola del bottino, infatti, mi raccomando, andateci, perché c'è un bunker segreto in teoria. Quindi andiamo a vedere che loot ci darà. Sono curioso. Purtroppo, come immaginavo, è pieno di nemici. Ma noi in teoria dei nemici non interessa. Noi dobbiamo andare dritti al bunker, raga, senza paura. Ho preso un rift con la macchina. Questo non me l'aspettavo, non esplodere. Ok, questo non era nel programma. Cerchiamo subito senza fretta di arrivare al bunker segreto, che dovrebbe trovarsi, se non sbaglio, esattamente... cavolo, non qui. Non qui via, che ci sono nemici. Ma di sotto, raga, al piano sotto, esattamente qui. Dovrebbe essere proprio in questa stanza il bunker. Sempre se non l'hanno aperto. Ok, no, non lo hanno aperto. Andiamo ad aprirlo. E questo, ragazzi, è il secondo bunker che andremo ad aprire oggi. Votiamolo, però. Sono curioso. Bene, ci sono varie casse. Andiamole ad aprire tutte. C'è una cassa normale che ci dà un lancia uova. C'è un pompa, una mitraglietta e un cecchino. Attenzione, perché arriva il nemico. Cavolo, siamo morti. Siamo morti, ragazzi. Siamo pressoché morti. A meno che non faccio una giocata clamorosa. Vabbè, siamo morti. Comunque, voto del bunker, ragazzi, 6,5. Beh, c'è da dire una cosa, ragazzi. Il terzo e il quarto bunker non si trovano esattamente vicini, e infatti sarà un'impresa farlo nella stessa partita. Però ci proviamo. Il primo dei due si trova proprio in questa zona innevata. Come tutti ormai sappiamo, ci sono questi bunker sulla mappa. E appunto
uno di questi è Abbassione Brutale. I primi due direi che non sono andati affatto male. Speriamo che questo qui però non ci deluda, perché ragazzi prima o poi dovrà arrivare la cassa, quella brutta che ci dà armi praticamente tutte uguali. Io ne sono sicuro, ne sono abbastanza sicuro e convinto che arriverà quel bunker che ci darà tutte armi uguali. Io sono sicuro, regà. Vabbè, però speriamo che questo momento non succeda in questo video, perché devo giudicare. Devo giudicare questi cavolo di bunker, ragazzi. Non posso lasciarvi con l'acquolina in bocca così. Proviamo a fare anche qualche kill nel frattempo. Ragazzi, ma non l'ho preso? Ma io l'avevo preso. Vabbè, non facciamo domande. Attenzione a quel nemico, ragazzi. Proviamoci. Aia, mi ha preso col cecchino, regà. Ma con un colpo. Dai, mentre mi muovevo, ma quello chi è? Un pro player. Oh, c'è un altro nemico, però per fortuna lo sta seguendo. E io potrei dargli qualche colpo, forse no. No, 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 ragazzi, però posso fare una roba del genere. Prendiamo la zipline, cerchiamo un cecchino anche noi, che ovviamente non c'è, ragazzi. Non può esserci un cecchino quando lo cerco, vero? Però c'è un lanciauova. E attenzione, perché il lanciauova fa danni. E lanciamo le uova. Lanciamo le uova come se non ci fosse un oggi. Lanciamo proprio tutte le uova che abbiamo, come se stessimo proprio... Ok, mi ha preso. Questa forse non è una cosa proprio positiva. Sta arrivando anche a pusharmi e io non ho materiali. Non mi piace questa cosa. Come si torna indietro? Ok, ragazzi, sta spawnando il boss anche qui. E sta spawnando lì dentro, zona dove c'è il nemico. Eccolo qua, raga. Non ci credo. Ma perché tutto a me capitano? Devo cercare di killarlo. Magari se si ferma un secondino, non lo so. Ci provo, raga. E ci devo provare per forza. Lo devo far fuori con un colpo, però. Lo devo far fuori con un colpo, raga. Non l'ho preso. Mannaggia a me, è finita. Ok, per fortuna è un po'... stupidino, pensava che non costruissi. Non lo so cosa pensava, ma di fatto pensava male. Ok, hitato di nuovo, regà. Continua a mirarmi, io continuo a colpirlo. Mi piace. Mi piace, regà. Mi piace quando lo killo, cortese cervo. Mi piace. Signori, bella kill questa. Adesso andiamo a far fuori il boss, però, cavolo. E tra l'altro mi servirebbero anche dei golosissimi colpi del cecchino, laddove fosse possibile. Andiamo a vedere che loot aveva. Mi piace. Ok, abbiamo preso tutte le armi che aveva. Dov'è il boss? Eccolo qua. Che carino il boss, ragazzi, vero? Che bellino. Peccato che prenderanno una sveglia in faccia questi qui, raga. Peccato davvero. Ok, è rimasto solamente il boss da far fuori, ragazzi. Gli scagnozzi sono andati. Proviamo col cecco. Non l'ho preso, ovviamente. Ok, dai. Dai che sei morto. Dai che sei morto, bro. No, arriva un nemico, mi sa. Dai che sei morto, hai due di vita. Ok. Carta mitica per noi. Di nuovo, ci risiamo. Andiamo a vedere il bunker se nasconde qualcosa di molto migliore rispetto agli altri, ragazzi. A questo punto io ci spero, perché gli altri sì, sono stati buoni, ma non sono stati da 10. Vediamo se questo bunker sarà da 10, ragazzi. Posiamo il nostro loot perfettamente così. Utilizziamo la carta e andiamo a vedere questo bunker, che voto gli possiamo dare. Oh, signori, signori, guardate qua. Che bella cassa, che non si apre, ok. Oh, mitraglietta viola, iniziamo bene. Attenzione, un'altra mitraglietta viola e un DMR Cobra. Ragazzi, questo mi ha deluso. Cioè, il nostro inventario sarebbe questo, guardate. Non è che mi piacerebbe chissà che, Diciamo sempre che è un inventario decente per iniziare la partita, ma non per finirla, ragazzi. Non mi piace, bocciato. Voto 5, raga. Voto 5 a questo bunker. Non male come kill. Attenzione, altro nemico. Ah no, è un bot. Così, a caso, il bot, signori. Ma che mi pusha il bot, raga? Ma che mi pusha il bot? Ma che vuole? Ok, ragazzi, stiamo pushando. È ufficiale. Colpito. Ok, è di qua. Distrutto, raga, devastato. Devastato, raga. Mamma mia quanto so forte, raga. Mamma mia quanto so forte. L'ultimo bunker lo lascio votare a te. Vai subito all'astre lucide, apri il bunker e fammi sapere nei commenti che voto gli dai. Ricorda di inserire il codice LOLBOLLO e noi ci vediamo domani in un nuovissimo video. Ciao ciao.